Ciao a tutti ragazzi del vostro Polo Spada 07, bentornati in questo nuovo video. Sigla. Oggi parliamo di un argomento, ragazzi, che a me personalmente sta molto a cuore. Per me è uno dei momenti più belli dell'anno, della stagione della SPAL o di una squadra sportiva generale, è secondo me la presentazione delle maglie, perché poi dopo si andrà comunque a presentare appunto la maglia che indosseremo durante la stagione. Quindi per me è un momento assolutamente sacro, solenne e che va celebrato nella maniera migliore. Quest'anno la SPAL, come tutte le squadre, ovviamente non ha voluto rinunciare alla cerimonia di presentazione, nonostante tutto quello che è successo, ed è una cosa assolutamente sacrosanta, a mio parere, e appunto sono state presentate le nuove maglie della stagione sportiva 2020-2021. Sono tre maglie, a mio parere, bellissime. E insieme a questo è stato presentato appunto anche il murales che c'è fuori dal centro sportivo in via Copparo, quello quello che rappresenta appunto Oscar Massei, Giulio Boldrini e Sergio Floccari, che indossano appunto le tre maglie di quest'anno. Un po' una sorta, diciamo, di voler richiamare il passato con un qualche elemento di futuro. Ma adesso voglio parlare con voi delle tre maglie della SPAL. Allora, partiamo dalla prima maglia, che è quella che ovviamente la più attesa. Allora, chi mi conosce sa che generalmente io sono molto molto esigente sulle maglie, nel senso che secondo me devono essere il più neutre e rispettare la storia il più possibile di una società di calcio. Quindi io, specialmente sulle prime maglie, ho una mentalità abbastanza chiusa. Per me devono essere molto classiche e non mi piacciono particolari elaborazioni. Cosa che la SPAL quest'anno effettivamente ha rispettato. Quindi classica maglia bianco-azzurra, una piccola variante è stata introdotta, sono delle righine bianche all'interno delle strisce azzurre verticali, ma è comunque secondo me una piccola ricerca, una piccola elaborazione non eccessiva, anche se vogliamo, e che a mio parere ci sta. A me non piacciono gli stravolgimenti in questo tipo di maglie, e secondo me la prima maglia di quest'anno, anche per cambiare un pochettino, è veramente veramente molto 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 bella. Niente colletti, niente laccetti. Per me si è andato sul classico, con una piccola ricerca sulla modernità, ma comunque si è rimasti nei canoni piuttosto classici, ed è una cosa che va benissimo. La seconda maglia, invece, come potete vedere, è una roba fatta molto storica, perché noi stiamo parlando comunque della maglia rossa, che come seconda maglia della SPAL è storica. Ricordiamoci che tutte le seconde maglie della SPAL sono state rosse, ma c'è un piccolo elemento che a me intriga veramente tanto. Maglia molto bella, con l'introduzione di piccole righine orizzontali grigie. Questo vuole richiamare quasi un po' i colori sociali dell'ormai ex Giacomense. Ricordiamo che è la squadra da cui appunto la SPAL si è fusa. Cioè, la Giacomezza si è fusa con la SPAL e appunto ha dato vita al sodalizio che la famiglia Colombarini sta portando avanti dalla C2 in poi in questi anni. Quindi noi di fatto stiamo andando a onorare quella che è stata la Giacomense, e che per noi comunque è un onore. Attenzione, molte tifoserie ci prendono in giro sul fatto che noi siamo la Giacomense, devi andare alla Giacomense, ma per noi insomma, è un onore derivare da questa realtà, da calcio di provincia. Noi alla fine è da lì che veniamo, quindi è una cosa assolutamente intrigante e che a me personalmente piace tantissimo. Parlando invece della terza maglia, questa qua si è andati un po' più sul moderno, quindi colori bianco-neri con alcuni richiami azzurri, sempre in riferimento ai colori sociali della squadra. Con una maglia che ha degli scacchi che a metà sfumano e vanno appunto dal bianco verso il nero e viceversa, dal nero verso il bianco. È una maglia anche questa abbastanza carina. A me, delle tre, quella che piace un pochino meno, ma è comunque bellissima, secondo me. Qui si è andati un po', ovviamente, sulla terza maglia. Io sono anche un po' meno esigente, perché comunque si cerca sempre di cambiare, di ammodernare, e bisogna scegliere soprattutto dei colori diversi da quelli delle prime due maglie, perché appunto quando si impiega la terza maglia, ovviamente
sul campo i colori devono essere molto diversi, altrimenti non avrebbe senso fare una terza maglia. Mi erano piaciute molto quelle dell'anno scorso, quelle con il castello prima, la curva poi e la foto della provincia stampigliata. Quest'anno si è deciso di andare su un po' meno elaborato, un po' più sul classico, ed è una scelta a mio parere che ci sta, perché elaborare anche troppo poi nel corso degli anni si rischia di andare a generare delle cafonate anche poco carine, e quindi benissimo così. Detto questo, la cerimonia è stato un evento, come dicevo, abbastanza, insomma, assolutamente bello, assolutamente che ci voleva. E sono cose che servono anche un pochino a risollevare gli animi per la prossima stagione, proprio anche per dimenticarsi un po' quello che è stato, insomma, la parte triste della scorsa stagione, per poter andare avanti. A me personalmente le maglie piacciono tantissimo e non vedo l'ora di vederle addosso ai giocatori appena inizieranno il campionato, che veramente non vedo l'ora che parta, anche perché ufficialmente, lo possiamo dire adesso, il campionato il 26 di settembre parte e inizia la nostra Serie B. E anche per oggi siamo arrivati alla fine del video, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e noi come al solito ragazzi ci vediamo al prossimo video. E sempre Forza Spal!